Ciao! Allora, benvenuti nel video dei top del mese di ottobre. Direi che possiamo iniziare subito. Il tempo è quello che è, il telefono ora lo spengo e iniziamo. Partiamo con questo prodotto. Allora, questa è la crema giorno dell'Yves Rocher, la linea Serum Vegetal, e questa è la linea Ride Eclat. Devo dire che sono rimasta un po' basita da questo prodotto. Perché è sì una crema giorno, però l'ho trovata un po' pesante, forse perché non era ancora la stagione, e infatti l'ho provata un po' verso fine estate e poi ho iniziato a riprovarla adesso. Però trovo che rispetto alle varie altre linee, questa è un po' più corposa, forse perché deve rimpolpare, però l'ho trovata abbastanza corposa e quindi per la mia pelle mista. Diciamo che ultimamente con il freddo l'ho ritirata fuori, l'ho riprovata ed effettivamente è meglio. Cioè, senti che la pelle ha bisogno di nutrimento in più. Però durante tutta la stagione, di giorno, anche sotto il trucco, tende a rendermi lucida la pelle. Quindi, sì, promossa perché cavolo, è fantastica, credo, sulle pelli sensibili perché non ha profumazione. Effettivamente è un po' ricompatta, soprattutto questa azione ridensificante c'è, solo che la mia pelle mista, cioè se la uso di giorno o non mi trucco oppure devo usare molte polveri perché tende un pochino ad opacizzarsi, però cavolo, il 6 glielo do perché lo merita. Secondo prodotto si tratta di questa BB Cream 5 in 1 della Deborah. E dice fondotinta perfezionatore di pelle con SPF 20. Allora, me l'hanno inviata perché io non sono un amante delle BB cream, cioè in inverno preferisco il fondotinta, mentre in estate vado di terra, quindi proprio la BB cream è un passaggio che salto. Però l'ho voluta provare perché ne parlavano bene e poi ha la protezione 20, quindi ho detto vabbè, proviamola. Allora, sulla mia pelle mista, ovviamente immaginavo, è bella coprente, sì, però mi tende in estate, poi col caldo, tende tantissimo a lucidare. Però gli ho trovato un uso alternativo molto valido in estate, come correttore per le occhiaie, perché ha una formula molto morbida, è molto coprente, il colore andava bene, quindi in estate dove non, le occhiaie sono meno visibili sicuramente e poi non volevo appesantire troppo, questa è perfetta con una spugnetta, copre bene ed non fa strato, non tende a scendere, quindi perfetta come uso alternativo perché sapete con la pelle mista è così, con il caldo non ci si può fare niente. Continuiamo e altro prodotto top. È questo shampoo della Garnier, è il Fructis Rigenera Forza Shampoo Fortificante Capelli Fragili Tendenti alla Caduta. Allora, mi era stato inviato assieme a tutto l'altro set di prodotti. Sinceramente, non ho visto nessun tipo di miglioramento per quanto riguarda la tendenza alla caduta, fortificazione, fortificante. Ok, questo non ho notato, però trovo che sia uno shampoo valido perché fa una bella schiuma, si sciacqua molto velocemente, lascia i capelli belli puliti, morbidi e anche abbastanza districati, devo dire. Tende a essere delicato sulla cute, pulisce bene e anche i giorni dopo i capelli non sono molto sporchi, quindi non li appesantisce. E usando questo posso lavarli 2 volte a settimana, quindi wow! E quindi non farà miracoli, ma comunque sia è un valido prodotto. Rimaniamo in tema capelli con questo altro top. Questa è la maschera della Ultra Dolce, maschera nutrimento intenso della linea Oliva Mitica. Allora, anche questo prodotto mi era stato inviato, è il periodo che finisco i prodotti inviati. E allora, la profumazione
abbastanza delicata, certo un po' caratteristica. Comunque sia, parliamo del prodotto, perché si stende bene sui capelli, solo sulle lunghezze, si lascia in posa 5 minuti e si sciacqua molto velocemente, facilmente, con acqua tiepida e lascia i capelli belli morbidi e soprattutto più corposi. Ho visto che anche i giorni dopo tende a non appesantire i capelli, a non sporcarli, cosa molto importante, ed li lascia belli nutriti, belli perché sono più corposi, sono più morbidi, quindi mi è piaciuto davvero tanto e questa la promuovo e secondo me se la trovo in offerta la ricompro anche. Concludo con un prodotto che è stato il mio fedele amico per tutta l'estate. Questo è il profumo del Essence, si chiama Like a Naughty Girl. Allora, è fantastico e me ne sono innamorata. L'ho finito! Intanto era freschissimo, è leggero, è energizzante, delicato, fresco e delicato. Era proprio un profumo estivo, fantastico. È vero, è un po' piccolino, perché credo che sia, non so se c'è scritto, ma un 10 ml. Però è pratico anche da tenere in borsetta, da portare dietro, e poi dato che costa poco si possono provare vari profumi in questo modo. Anche se questo nello stand della mia città è il primo che vedo, comunque sia ok. E mi è piaciuto tanto. Comunque mi è durato tutta l'estate, quindi fantastico. Peccato che è edizione limitata, perché se no l'avrei sicuramente ripreso, perché mi è piaciuto tanto, se non si è capito. E ogni tanto mettono le collezioni, quelle vecchie, e nei cesti a 1 euro, giù di lì, se lo vedo, se... ma sicuramente non lo vedo per una volta che mi piace qualcosa, ma se lo vedo faccio E scorta. dunque, questi erano tutti i miei top del mese di ottobre. Spero che vi sia stata utile. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovata. Io, come sempre, spero sia stata utile. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like e iscriviti al canale, così non perdere le prossime recensioni beauty. E alla prossima! Ciao!